Nel trapasso tra la religione antica e la nuova, e cioè la nascita del cristianesimo, c'erano gli affezionati all'antica legge mosaica ed erano riconosciuti come giudaizzanti, e questi pretendevano che anche i cristiani, coloro che erano venuti dal paganesimo, si adeguassero alla legge mosaica. Ma no. Paolo lotterà tutta la vita contro i giudaizzanti. È quello che abbiamo letto oggi, con altre parole. Non si deve cucire un pezzo di stoffa grezza su un pezzo di stoffa vecchia, perché il danno è maggiore. E non si deve versare il vino nuovo, il vino della novità evangelica, negli otri vecchi, perché si perdono il vino e gli otri. E questo sia detto in riferimento anche alle parole di Gesù: io non sono venuto per abolire la legge, ma per darle l'ultimo compimento. Ma Gesù non vuole questa mescolanza di vecchio e di nuovo. Io faccio nuove tutte le cose. Ecco, noi che viviamo nel seno della Chiesa e quindi nella pienezza dell'era messianica, noi siamo stati liberati dalla schiavitù della legge e trasferiti nel regno del Figlio di Dio. E di questo ci possiamo gloriare. E questo è ciò che siamo chiamati a vivere e ad insegnare.